Ciao a tutti e benvenuti al video riguardante alcuni esercizi di elettrostatica. Cominciamo subito dal primo esercizio. Due cariche, che distano inizialmente 3 cm, vengono neutralizzate fino a che la forza che agisce tra esse diventa un decimo di quella originaria. Qual è ora la distanza tra le due cariche? Cominciamo mettendo giù i dati, in cui abbiamo che la prima distanza è di 3 cm, che equivale a 0,03 metri. E perché cosa ci c'è il problema? Che la forza che agisce tra esse diventa un decimo di quella originaria. Cosa significa questo? Che la forza originaria è 10 volte più grande di quella che si è formata nel secondo momento. E quindi il rapporto tra F1 e F2 è uguale a 10, perché appunto F1 è 10 volte più grande. E che cosa ci chiede il problema? Qual è la distanza? Allora, anzitutto mettiamo giù le formule che mi indicano la prima forza di Coulomb e la seconda. Forza di Coulomb che cosa è uguale? La K per il prodotto delle due cariche fratto la distanza al quadrato, mentre invece la seconda forza è uguale a K per Q1 per Q2 diviso la distanza sempre al quadrato. Ora andiamo a fare il rapporto fra queste due forze. E che cos'è? Questa espressione diviso quest'altra espressione. Facendo un po' di conti si nota che molte cose si dividono tra di loro, come per esempio la K, il Q, le varie cariche, e che cosa resta? Resta soltanto il quoziente delle due distanze, in particolare di 2 al quadrato fratto di 1 al quadrato. Ora che cosa abbiamo detto? Che questo rapporto però è uguale a 10, e quindi lo eguagliamo a 10, e per trovare di 2 facciamo un po' di formula inversa, abbiamo che di 2 è uguale alla radice di 1 al quadrato per 10, il cui calcolo, svolgendo i calcoli, viene 0,094 metri. Passiamo al secondo problema. Due cariche di più 4 microcoulomb e più 9 microcoulomb distano tra loro 30 cm. In che punto sul segmento che collega le due cariche il campo elettrico è nullo? Andiamo a prendere lo schema che ho fatto e guardiamolo insieme. Allora, anzitutto siamo nel caso di due cariche positive. E come è fatto il campo elettrico formato da due cariche positive? Come abbiamo visto nei video precedenti, ha una configurazione di questo tipo. In particolare, a metà della distanza fra le due cariche, qualora queste fossero uguali, si ha che le due forze respingenti sono di verso opposto ed uguali, e quindi il campo in questo punto è esattamente uguale a zero. Ora andiamo ad analizzare la stessa situazione. Abbiamo un campo che ha sempre la stessa forma, con la differenza che le cariche non sono più uguali, perché una sarà di 4 microcoulomb e l'altra di 9 microcoulomb. E quindi che cosa avremo? Che questo centro in cui E uguale a 0 sarà più spostato verso la carica minore. Perché questo? Perché la forza dipende dalla distanza. E avendo questo una carica minore, allora dovrà essere più vicino per poter avere una forza pari a quella generata dall'altra carica. Ora, poiché appunto le due forze sono di verso opposto, e poiché sappiamo che in quel punto il campo elettrico deve essere 0, abbiamo che la somma vettoriale dei due campi elettrici deve essere uguale a 0. E l'unico modo in cui ciò accade è che i due campi elettrici siano esattamente uguali. E quindi avremo che KQ1 fratto di 1 al quadrato è uguale a K per Q2 fratto di 2 al quadrato, dove la K si semplifica chiaramente. E che cosa resta? Possiamo dire, facendo un po' di calcoli, che D2 fratto di 1 è uguale alla radice di Q2 fratto Q1. Il risultato di questo rapporto è 1,5. A questo punto, come procediamo per stabilire qual è questo punto, cioè per trovare qual è la distanza dalla prima carica e qual è la distanza dalla seconda? Andiamo a costruire un sistema dove mettiamo dentro due equazioni. La prima è quella che abbiamo appena ricavato, cioè che il rapporto che ci deve essere per le distanze è pari a 1,5, cioè D2 deve essere 1,5 volte più grande di D1. E in più che cosa sappiamo? Sappiamo che tra le due cariche c'è una distanza di 30 cm e che quindi la somma di D1 più D2 è uguale a 30 cm. Anche qua, svolgendo un po' i calcoli, si arriva che D1 è uguale a 30 fratto 2,5, che è uguale a 12 cm. E chiaramente poi D2 sarà uguale a 18 cm. Passiamo al terzo problema. Se fuoriuscissero 16 linee di campo da una certa superficie di Gauss, quando essa circonda una carica di più 10 microcoulomb, quale deve essere la carica al suo interno nel momento in cui ne fuoriescono 75?
Ora, il teorema di Gauss dice che la quantità di carica è direttamente proporzionale alla quantità di linee di campo che fuoriescono da una certa superficie. E quindi cosa facciamo? Semplicemente stabiliamo una proporzione. 16 linee di campo stanno a 10 microcoulomb, come 75 linee di campo stanno a Q, che è la carica che dobbiamo trovare. Svolgiamo semplicemente i calcoli e troviamo che la carica è di 46,9 microcoulomb. Passiamo al prossimo problema. Quanti elettroni occorrono per dare una carica netta di meno 0,5 microcoulomb? Come abbiamo detto, la carica dell'elettrone è la carica più piccola mai trovata in natura e pertanto viene definita come carica minima che si può avere e tutti quanti gli altri tipi di carica non sono altro che un multiplo di questa carica minima, cioè Q uguale a N. E in questo caso si dice che la carica è quantizzata. Quindi che cosa andremo a fare? Per trovare il numero di elettroni prendiamo la nostra carica e la dividiamo per la carica di un elettrone. Quindi avremo 0,5 per 10 alla meno 6, a 10 alla meno 6 perché sono microcoulomb, fratto 1,6 per 10 alla meno 19, che è la carica dell'elettrone, il risultato è 3,1 per 10 alla dodicesima. Passiamo infine all'ultimo problema. Una carica di più 6 microcoulomb posta nel noleggio di un dato sistema di riferimento interagisce con una seconda carica posta a 0,30 metri di distanza. Se la forza di quella prima carica risente è di 1,8 newton, in direzione verso concorde con l'asse y, qual è il valore della posizione della seconda carica? Allora, mettiamo giù i dati del problema, abbiamo che Q1 è uguale a più 6 microcoulomb, la distanza è uguale a 0,3 metri, la forza è uguale a 1,8 newton e lui ci chiede Q2 e la posizione. Andiamo a vedere il piccolo schema che ho fatto e che cosa abbiamo? Abbiamo il nostro sistema di riferimento dove nell'origine abbiamo la nostra carica. Qual è la forza? La forza è sempre la solita formula, K per il prodotto delle cariche fatto a distanza al quadrato. Ricordo che il valore della K è 9 per 10 alla nona, non ho scritto in unità di misura, ma sono facilmente ricavabili. In questo caso sarebbero newton metro al quadrato fratto coulomb al quadrato, perché il risultato dell'equazione dimensionale deve essere newton. E quindi cosa facciamo? Procediamo a compiere la formula inversa e a trovare Q2. Q2 è uguale a 1,8 per 0,3 alla seconda fratto 9 per 10 alla nona per 6 per 10 alla meno 6. 10 alla meno 6, sempre perché si parlava di microcoulomb. E il risultato però può essere 3 microcoulomb o meno 3 microcoulomb. Perché? Perché a seconda del segno della carica, essa potrà trovarsi o in questa posizione a una distanza di 30 cm o in quest'altra posizione a una distanza di 30 cm, rispettivamente. Se questa è positiva, essa respingerà la mia carica positiva e darà una forza diretta verso l'alto che ha il valore di 1,8 N. Oppure, nel caso fosse negativa, sarà situata in questa zona e tirerà verso di sé la mia carica con una forza di 1,8 newton. Questo era il video e ci vediamo al prossimo video.